L'hai portato? Sì, sì, ma ho dovuto aspettare che mia zia uscisse di casa, se no ti immagini le scenate. Vedrai che strage. A casa della zia non ce n'è rimasto neanche uno. È tremendo. Su, su. Vedi? Guarda, da come si muove, si capisce subito che già li hanno usati. Ah, ma che si muove? Si sembra morto. Beh, prima si ambienta, percepisce gli odori e poi... Ma che percepisce? Non snada niente quell'ostia lì, non lo vedi? Pellegrinotto mio, ci vuole pazienza. Sono gatti, mica cristiani. Permesso. Vieni, vieni, Maria, avanti. La signora Romilda si scusa. Le ciambelle le ha appena tirate fuori dal forno. Uh-huh. Sono ancora calde. Nana, poco zucchero e troppo lievito. Ma io parlo a Vandera. A chi lo devo andare a dire? È la seconda volta. Di a Romilda che non si preoccupi per le ciambelle, tanto quando uno non sa calcolare le dosi. Le farò fare da Oliva, che le fa più morbide e allo stesso tempo croccanti. Riferirò. Riferisci, riferisci. Vieni, bello, tieni. Oh, non piacciono neanche a lui. Se non mangia biscotti quello lì, figurati i topi. Ma quanti anni ha? L'età che hai te. E se lui non ti va bene, allora rimettiamo le trappole. I topi in trappola non li posso vedere, lo sai, mi fanno schifo. Infatti, solo le donne hanno paura dei topi. Oh, io ho detto che mi fanno schifo, io non ho paura. È la stessa cosa. Dove l'hai messe? Che cosa? Le trappole. Non mi ricordo. Guarda che non sono lì. E dove sono? Dietro le casse di Sipario, anni 30. Ma davvero vuoi rimettere in funzione tutte quelle trappole? Almeno faccio qualcosa. Qui il tempo non passa mai e non viene mai nessuno. Massa di ignoranti questo paese. Ma allora perché non mi dai ascolto? Perché non mi dai retta? Perché non scrivi? Se io avessi una storia da raccontare come la tua, lo farei subito. Ma cosa vuoi scrivere? Non sono mica uno scrittore. Ma che significa? Basta che tu la butti giù come l'hai descritta meravigliosamente a me e poi casomai la mettiamo a posto. Ma a chi vuoi che interessi la mia storia? Lo dici tu. Sembra un racconto del Boccaccio, del Bandello, con tutti quegli intrecci di donne, figli, controfigli, soldi perduti, ritrovati, riperduti. Morti presunte, cadaveri resuscitati. Lo vedi? Anche per lasciare una testimonianza, no? Se non verrà bene, la butti via. Però hai visto mai che... Io non saprei neanche da dove cominciare, guarda. Secondo me, dalla morte del tuo povero papà. È di lì che sono cominciati tutti i tuoi guai. Eh sì, proprio di lì. Mi ricordo il funerale quella mattina. Tirava un maestrale. Tirava un maestrale. È un bell'inizio. No, no. Che cominciamo? Un romanzo con un funerale, via, via. Perché? Non è mai successo. Hai voglia. Posso citarti almeno 100 classici. Me ne frego, non mi piace. Allora salta, va subito dopo, al tuo ritorno a casa. Così è già meglio. Dunque, eravamo tutti infreddoliti. Mamma stava sotto braccio a zia Scolastica, che aveva preso in pugno la situazione perché mia madre, poverina, si era abbandonata tutta la vita alla guida di mio padre, come del resto io e mio fratello Berto. E una volta rimasta sola, si sentiva sperduta nel mondo. Ma tu dov'eri? Ah, già. Ero lì, naturalmente. Mio fratello Berto era in crociera con la moglie al momento della disgrazia e non fece in tempo a tornare per le esequie. Vennero a casa con noi gli amici più intimi. Giambattista Malagna con sua moglie Cesarina. Ma no, che dico? Cesarina Malagna era morta da più di un anno quando mio padre fu colpito dall'infarto. C'era soltanto lui, il Malagna, l'amministratore di casa nostra. Più i due Pomino, padre e figlio, naturalmente. No. Grazie. Signorina Scolastica, signor Malagna, la signora non vuole niente oggi. È da ieri che non prende niente. Non importa, va bene così, grazie. Vai pure.
Amici miei carissimi, il dolore è grande, ma grande è anche la mia preoccupazione. Sento il dovere di avvertirvi subito e davanti a testimoni che andiamo incontro a momenti difficili. Le tasse di successione sono quelle che sono e non ci si può sottrarre. Fra l'Oliveta, le serre, il podere di Monticchio, questa casa e quella giù a Zoagli saranno assai salate. E poi il nostro amatissimo scomparso ha insistito sempre nel difendere i suoi oliveti, anche quando l'ho pregato di abbandonarli e trasformarli in serre di mimose e orchidee brasiliane. Perfino i contadini li sradicano adesso. Gli ulivi fanno parte del nostro paesaggio, del Mediterraneo, delle nostre cartoline illustrate. E poi trattengono il caldo, il freddo, i temporali. Non dico di no, ma se 20 anni fa un chilo di olio di frantoio costava quanto un chilo di parmigiano, adesso costa solo un terzo. L'ulivo è antieconomico. Ha bisogno di 50 anni per produrre. Pretende troppa fede nel futuro e troppi anni perché dia qualcosa. E braccianti che costano 60.000 lire al giorno ciascuno. Oh, ma ci fosse una finestra che chiude in questa casa. E Dio non voglia che in questi frangenti saltino fuori anche le irregolarità dell'amministrazione della buonanima. Io gli sono sempre stato vicino. Ed è stato tra noi motivo di continui contrasti. A mio parere tutto doveva essere fatto a regola di legge. Denuncia dei redditi, versamento contributi, eccetera, eccetera. Ma lui, purtroppo, non ha mai voluto darmi retta. Ma come? Era lui l'amministratore e adesso ci viene a raccontare che la colpa è di quel poveretto che non può più difendersi. Non vi scordate che Malagna è un camorrista, venuto da Torre Annunziata, più a sud di Napoli, per speculare sugli emigrati del 60. Si faceva pagare dai poveretti del sud che venivano a cercare lavoro al nord. Così ha incominciato la sua fortuna. Quando è arrivato era un ragionieruccio con le pezze al sedere. Dove li ha presi i soldi per ripulirsi, eh? Dove li ha presi? Lo sanno tutti che è un ladro, tutti lo sanno. E voi gli lasciate in mano all'amministrazione tutti gli incartamenti. Ma che ci posso fare? Anche con papà faceva tutto lui. Solo negli ultimi tempi, quando tuo padre era già debilitato dal primo infarto. Ma il povero babbo non ha mai voluto che me ne occupassi. È vero, e ha fatto malissimo. Comunque, se sentite tanto il bisogno che qualcuno si occupi degli affari vostri, di' a tua madre che sposi Gerolamo Pomino. Che cosa devo fare? Sposare Gerolamo Pomino. Che? 20 anni fa voleva sposare me. Sono sicurissima che oggi sarebbe dispostissimo a chiedere la... Zia Scolastica, ma sei proprio matta. Parlare di queste cose a mamma in un momento come questo. Appunto. Mamma, mamma. Ah, Berto, sei tu? Berto, ciao, mio. Mamma. Ciao Alberto. Ciao Mattia, zia, come stai? Bene. Abbiamo fatto di tutto, Laura ti dirà, ma non è stato possibile. D'altra parte l'avrete letto anche sui giornali. Perché? È colpa dei giornali? Lascialo parlare. Laura, diglielo tu. Sì, c'è stato uno sciopero selvaggio, siamo arrivati a Genova soltanto 2 ore fa. Siamo saltati in macchina subito, non ci siamo neanche cambiati. Volete mangiare? C'è solo un po' di pollo però. No, grazie, guarda, io sono ancora troppo stravolto, non me la sento di ingoiare niente. Sì, sì. Mamma, mamma, ma com'è successo? Chi lo avrebbe mai immaginato, povero papà? Poveri voi! Berto, questi incoscienti di tua madre e tuo fratello hanno messo tutto in mano a Malagna, ladro patentato, anche la chiave della cassaforte. Lo sentite il vuoto? È lui la talpa. Malagna è una talpa che vi scaverà senza che ve ne accorgiate la fossa sotto i piedi. Ricordatevi di quello che vi ho detto e con ciò vi saluto. Ferma, ferma! Dove vai? Mattia! Accompagna la zia. Ma oramai... Mattia, non ti muovere! Non ho bisogno di nessuno! Mamma, quella è matta. Dunque, Malagna dice che ci sono delle forti irregolarità nei bilanci dell'azienda. Beh, insomma, se lo dice lui, sarà vero. Comunque, noi abbiamo chiesto una dettagliata relazione di tutta la situazione. Poi intervengo io e prendo le redini in pugno. Ma... Per quello che ricordo io, solo sul podere di Monticchio c'è un'ipoteca. Le serre di Stia dovrebbero dare comodamente da mangiare a tutti voi senza problemi. Beh, speriamo. Quanto a noi, Laura e io, per quel che ci riguarda, saremmo disposti a rinunciare all'eredità. Bravo. Con atto notarile, si intende, e magari, che so, tenerci l'argenteria di casa. Se poi la mamma vuole regalare qualche gioiellino di quelli che le ha regalato papà a Laura, sarebbe un gesto carino. Ma prenderli tutti, tanto io non li metterò più. Mattia poi non si sposerà mai. È vero, Mattia? E va bene.
Certo che è un peccato che non possiate restare anche domani. La mamma ci rimarrà male. Ma ora non è il caso di svegliarla, visto che è riuscita a prendere sonno. Tanto torno presto, è che siamo fuori da 3 settimane, capisci? Sono voluto correre subito qui, naturalmente, ma domattina ho una riunione importante e non posso mancare. Va bene. Lavoro sodo io, sai, e ora tocca a te. Zia Scolastica è un'isterica, ma ha ragione di diffidare di Malagna. Tienilo d'occhio. Ah, sì, sì, guarda, che non lo mollo neanche un istante. E poi anche con i fattori ci voglio parlare io. Deve essere chiaro il principio che tutti i conti devono essere controllati da me. Ecco, bravo, bravo, così siamo proprio a posto. Ciao, Ciao. Ciao, Mattia, a presto. Saluta la mamma, Ecco, quei pini segnano il confine... Larici. Larici, sì, sì, sì. Insomma, il confine tra le vigne e tutte le serre dei fiori. Asparagi, non vede? Sono asparagi. Asparagi, sì, certo. Insomma, dico quelli prima delle colture dei garofani. Anche i garofani vanno in declino. Ormai pure loro sono in perdita. Un tempo profumavano la costa, ma ci vuole troppa manodopera e prendono troppe malattie. Converrebbe lavorare in serra anche loro. Meno profumo, ma più quattrini. E chi li cura adesso? Pietro Salvoni. E per Pietro Salvoni intendo tutta la famiglia. Padre, fratelli, moglie, figli. Lavorano tutti per noi. Per voi. Certo. Se non sbaglio, l'ultima volta che lei è stato alle Riviere fu 10 anni fa. No, ci sono stato tante volte. Conosco benissimo Pietro, la moglie, i bambini. Bambini? Buongiorno. 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 Buongiorno Pietro. Io me la sentivo, l'avevo visto che non era il suo solito sabato scorso. Lo dissi anche alla mia figliola. Oggi il signor Pascal non mi è piaciuto per niente. E il cuore non perdona. Grazie. Buongiorno. È vero, Riva. Ti ricordi che te lo dissi? La mia figliola. Ci conosciamo. È cresciuta. Nella disgrazia almeno questa fortuna. Mattia sembra un altro. Lui che non si alzava mai prima delle 11:30, la mattina alle 9, ora è già in piedi. La tramontana ha fatto non so che guai all'uliveto e lui è sempre là. Non pensa che al raccolto delle ulive. Di un'oliva sola, Simonita. Di un'oliva, ti dico. La figliola di Pietro Salvoni. Si chiama Oliva, ha 22 anni e Mattia le corre dietro come un cagnolone. Ma che dici? Dico, e non solo io. Lo sanno tutti quanti in paese. Ah sì? Sì. Oliva era una splendida ragazza, animalmente furba e quindi di un'onestà incrollabile, perché ben cosciente del danno che si sarebbe fatta cedendo. Questa coscienza, appunto, le toglieva tutte quelle insulse timidezze dei finti pudori e la rendeva ardita e sciolta. Vuoi una mano? Magari! E tu che mi dai? Con 24.000 baci, lei intanto mi aiuti a portare questa roba. Ma perché continuate con queste olive che non rendono niente? Perché intanto ci danno l'olio per casa. Sì, ma a me le 60.000 lire al giorno che date ai braccianti, ma chi me le dà? Non sta bene insidiare la figlia di un dipendente. La gente chiacchiera e la povera ragazza ci rimette la reputazione. Ma che dici? Chi ci rimette la reputazione? In che mondo vivi? Io ce la rimetto semmai. Oddio, forse un po' cortina. Brava. Ecco, vedi, la lunghezza dovrebbe essere fino a qui. Allora, fammene una rosso ceralacca, così come la cintura. Rossa, con il lutto. Ma non si porta più il lutto, non usa più.
Giusto te, mamma. No. Ma insomma, puoi stare buona, su. Lo sai che sono io il padrone e se voglio posso mandarvi a te e tutti i tuoi. Figuriamoci, noi dipendiamo dal signor Malagna, è lui che ci paga. Beh, se voglio posso cacciarvi anche lui. Davvero? Sì. Allora va bene. Oh, aiuto! Guarda, c'è un rospo! Che schifo, pare tutto Malagna. E quanto costerebbe adesso mettere su tutte le serre con le rose, i garofani e le orchidee brasiliane? Troppo di questi tempi, signor Mattia. Quando lo consigliai al suo povero padre, con qualche decina di milioni si potevano costruire serre col termostato che chiude e apre automaticamente il tetto di vetro per mantenere la temperatura ai gradi giusti, con tutte le caldaie, gli umidificatori e le coperture di plastica. Ma la buonanima preferiva tenerli in banca, i soldi. E così oggi ci troviamo dove ci troviamo. L'ipoteca sulla villa è già fatta. Sono però nettamente contrario a fare altri debiti. E siccome per le tasse di successione la vendita di Monticchio non può bastare, avevo pensato alle serre e ai garofani. Ma là ci toccherebbe pagare tutti insieme gli arretrati dei contributi dei Salvoni, più assicurazione e liquidazione, una cifra da pazzi. Allora ho proposto ai Salvoni la rateizzazione del debito, più a conguaglio la cessione del casale da loro attualmente abitato e una fetta di terreno all'intorno. Ma pensa che accetteranno? Penso di sì, sono brava gente i Salvoni, affezionati a questa terra, onesti, gran lavoratori, loro e i loro figlioli. Sì, sì, bravi ragazzi, onesti. E poi, specie quella di, come si chiama la ragazza, Oliva, brava, forte, poi mai con le mani in mano, Sono contento che lei la pensi così, perché presto sarà mia moglie. Come? Sì, ci sposiamo il primo lunedì del mese prossimo. Aspetta! Aspettami! Ma come? L'hai detto tu che fa schifo come un rospo e adesso te lo vuoi sposare? Dimmi che non è vero. Invece è vero. Ma perché? Non è possibile. Ma perché non me l'hai detto prima? È lei che c'entra. Mica ha mai detto che voleva sposarmi. Perché, che ne so, pensavo che ci fosse troppa differenza. Ma quello è vecchio quanto me. E poi, anche se l'avesse detto, è lui che ha sistemato tutta la mia famiglia. Il casale, la serra, il terreno. Già, a spese mie però. Intanto l'ho sistemata e tutti sono contenti. Mi sa che lei non avrebbe potuto farlo. E i tuoi non si vergognano di vendere una ragazza come te a un ladro, vicino. Adesso mi lascia andare, signor Mattia, ma no, aspetta. No, tu non ti muovi finché non lo voglio io. Fermati! Novembre di quell'anno si celebrarono le nozze. Quanto a me, nella speranza di provocare in Oliva una qualche reazione di rimpianto, di gelosia, mi piazzai con il mio amico Pomino e due puttane fatte venire apposta dalla Spezia nel bar Vittoria, proprio di fronte alla chiesa. Guarda che coppia! È una schifosa. Auguri! Sì, sì, dai, dai, porta lo spumante, presto. Me lo dite che facciamo qui con questo freddo? Un brindisi! Io vorrei un altro ponce caldo. Ma che ponce? Lo spumante, altro che ponce. Auguri, Auguri agli amici! Porca miseria, quanto mi piace. È una schifosa. No, è stupenda. T'ho detto che fa schifo. Ma no, non dico mica Oliva, che mi frega. No, io dico quella, vedi? Quella col tè rosso, dietro gli sposi. Nessuno sa chi sia. È arrivata una settimana fa con sua madre. Deve essere una parente del Malagna perché l'ha sistemata in una delle sue case e... Ma che me ne frega a me di quella sua adesso ridetta? Allegri, allegri. Auguri, fatevi vedere, brindate. Auguri. L'avventura è andata male con Oliva, ma aveva lasciato la bocca amara.
Tanto che decisi di andarmene via per un paio di mesi a sciare in un posto divertente. Lì feci conoscenza con una francese, un po' scocciante ma abbastanza carina. Al suo seguito passai prima a Parigi e poi in Tunisia. Ritornai al paese solo quando quel figlio di puttana del Malagna, rovina aspetta, della vita mia... Aspetta, usa dei termini un po' meno volgari. Oh, ma è la verità. Non è forse stato per colpa sua se le cose sono andate come sono andate. Vabbè, poi correggeremo. O no? Dai, va avanti. Tornai solo quando quel figlio di puttana del Malagna, rovina della vita mia, mi telegrafò che non poteva più mandarmi soldi. Intanto era venuta la primavera. È venuto quasi ogni giorno a lamentarsi, sempre guai. Una volta bisognava farsi prestare i soldi da mandare a te. Un'altra c'era da mettere un'ipoteca sulla stia per pagare gli interessi agli strozzini. Ma... un'altra... Ma come, anche la stia? Il raccolto dell'uliva è andata male e il prezzo dei garofani crollato. Insomma, se ti dico ogni giorno una. E poi i suoi guai personali. Il diabete che lo costringe a stare a dieta. La moglie con la quale non va d'accordo. La moglie? Perché? Mamma, spiega. Dicono che lui l'ha maltrattata perché ancora non è rimasta incinta. Date tempo al tempo, dico io. Ci sono dati casi di figlioli nati anche 15 anni dopo il matrimonio. E vuoi farci aspettare 15 anni? Guarda che quello non funziona neanche adesso, non ce l'ha mai fatta, Mattia. Te lo dico io. Te l'ho sempre detto che quel matrimonio è uno schifo, sono contento. Oh, mamma, è venuta proprio bene, sai. Guarda. Ma lo sanno tutti che la maltratta. Lui addirittura l'accusa di averlo ingannato. L'ha sposata solo per avere dei figlioli. Se no la lasciava fare la contadina, no? Mi sta bene, anche a lei. Oh, ma c'è di più. Te la ricordi quella ragazza che mi piaceva da morire? No. Ma sì, dai, te la feci vedere proprio il giorno del matrimonio del Malagna. Aveva un taglio rosso. Stava con sua madre, una specie di uccellaccio, con gli occhi cattivi. Beh? Beh, la vecchia è una cugina del Malagna. Una dello stesso paese. Lo so dalla sua donna Ore, che viene a fare i servizi anche a casa nostra. Beh, questa cugina, tanti anni fa, era emigrata col marito in Argentina, che poi è sparito. Lei dice che è un desaparecido. Sai quelli che la polizia acchiappa e poi non si sa più che fine hanno fatto? Ma questo è un desaparecido che è scomparso, sì, ma con un'altra donna, lasciando la moglie senza una lira. E lei è ritornata qua. Bravo. Ma Malagna si era appena fidanzato con Oliva e da principio sopportava male questa situazione. Sai, due parenti da mantenere che ti cascano addosso, beh, è dura, eh. Da un po' di tempo, invece, passa pomeriggi interi a casa loro. Gli fa un monte di regali e non le fa conoscere nessuno. E va bene, si vede che tira la madre. Ma che madre? Quello tira la figlia, tira il maiale. Malagna? Prima Oliva e ora... Ma dai, non è possibile. Ti dico che è così. Parenti sì, ma venute con tutt'altro scopo. Questo lo so io che le vidi arrivare a Miragno. Ero stato a fare spese a Genova ed eravamo sullo stesso treno. Alla stazione c'era Malagna ad aspettarle. La pescatore, dopo averlo indicato alla figlia, disse tutta eccitata: è quello, non è vecchio, non vedi? È un gran signore, mi raccomando. Gli volò incontro e abbracciò Malagna chiamandolo il mio santo salvatore. Poi, indicando Romilda: ecco la colombella, disse a mo' di presentazione. Malagna si voltò a chiamare Oliva che aspettava in disparte, guardando le copertine dei giornali esposti nel chiosco. Presento la mia fidanzata. Ci sposiamo tra una settimana. La pescatore e la figlia cambiarono di colpo faccia e contegno. Ora che ci penso, Romilda si mise a ridere forte, mentre la madre era come fulminata. Non esagero. È un episodio che non devi dimenticarti di inserire. Tu, comunque, sei la sola persona che può scoprire come stanno realmente le cose. Perché vedi, la ragazza se ne va in giro per il paese, ma non si fa abbordare. Ci abbiamo provato in due o tre, anch'io. Te, ma quella non risponde, gira le spalle e via. Con te sarebbe diverso. Tu hai continui rapporti col Malagna e potresti metterlo in condizione di dovertela presentare. Oh, una volta che te l'ha presentata, tu per prima cosa la presenti a me. Beh, poi vediamo. Beh, un po' meglio del Malagna sarò. Mala. Oh no. Ma guarda quel farabutto. Ah, grazie, sei proprio un amico. Rimbo, la ragazza a che ora esce la mattina? Ma non so, non ha orari. Tu dovresti andare proprio a casa sua, magari anche quando c'è lui, capisci? Questo vecchio dove lo mettiamo? In cucina o in camera da letto? Non lo so, vedi tu. Mettilo in cucina, la porta a mamma, vada ad aprire, va. Allora? Mettilo in cucina, così quando mangiamo guardiamo pure la televisione. Sì, sì. È più comodo, no? Permesso, scusi, è qui Malagna? È di là. Meno male. Malagna,
Malagna, per fortuna. Che è successo? E adesso dove si è cacciata? È scaduta? La cosa? La cambiale, eccola. Ma no, no, è una sciocchezza. Pagata, tutto fatto da un pezzo. Non vede? C'è anche il timbro. Ma com'è possibile? L'ha guardata prima mia madre, poi io. Che spavento. Fidatevi di me, fidatevi. Io mi scuso per l'intrusione, veramente. Sono umiliato, non avrei dovuto disturbare. Ma capisce che vuole presentarmi. Mia cugina, signora pescatore, il signor Mattia Pascal. Mia nipote Romilda. Molto piacere, signora. Lietissima. Molto piacere. Piacere? I Pascal, quelli della villa? Sì, signora. Ah. Sì. Ma lei vive sempre qui a Miragno? Ci risiedo. Dopo la morte di mio padre non mi sono più mosso, sì. Scusi. Prego. E come fa a non morire di noia? Non dargli retta, Romilda. È stato fuori tutto l'inverno. Ah, sì? E dove? Beh, un po' qui, un po' là, un po' a sciare, un po' in Africa, sì. Beato lei. Qui è un tale strazio, sapesse. Ma sa, da qui con un'ora di macchina si può raggiungere Lerici, Sanremo, tutti i posti mica male. Ma io non conosco nessuno. Con chi ci vado? La prima volta che vado per affari ti ci porto. Sì, per affari. Io voglio andarci per divertimento. Ma chi mi ci porta? Non voglio che tu vada in giro con questi quattro buzzurri del paese. Può disporre di me quando vuole, io. Davvero? Mi ci porta sul serio? Ma sì, anche subito. Possiamo fare un salto al covo a prendere un aperitivo e allora di cena essere qui. Sempre che la signora faccia piacere. Ha visto che faccia mio zio? Rosso come un papavero. Ma io non ne posso più delle sue visite. Tutti i giorni, tutti i santissimi giorni. Tanto gentile e generoso, per carità. Se non era per lui non so come saremmo finite. Il sogno di mia madre era di farmi adottare da lui, che c'ha un sacco di soldi. Ma il denaro non è tutto nella vita, signorina Romilda. Senta, non mi chiami Romilda e non mi chiami signorina. Signorina non si usa più e Romilda non mi piace. Beh, è un nome singolare. È un nome argentino? È solo un nome stronzo. Ma non è tanto male, via, non esageri. E finiamola con questo lei. Perché non ci diamo del tu? Vuoi? Ma sa, quelli della mia generazione non hanno facilità come voi a darsi subito del tu, specie con una donna. Io ho un amico, più giovane di me, che mi sfotte sempre per questo. Lei lo conosce di vista... Pardon, lo conosci? Mino Pomino è una delle migliori famiglie del paese. Lui muore dal desiderio. Alto là! Ma non è mica uno con due orecchie a sventola, mezzo calvo, con un'aria... Ah, è lui, ci scommetto. Sì, mi è venuto dietro un paio di volte per la strada. Non mi interessa. Ma come fai a dirlo? È simpatico, è divertente. Io voglio presentartelo. Così tu... Di un po', ci siamo appena conosciuti e già vuoi scaricarmi. Ma... Che c'entra? Lo dico anche per te. Lui ha la macchina, può portarti in giro, al cinema, a ballare. E non mi ci puoi portare tu? Sì, molto carino, molto. E socievole. Solo che quando le ho detto che ti volevo presentare... E allora? Allora ha detto che non le piaci. Ma fai come? Un po' vedere. Dice che ha le orecchie svelte. Ma vabbè, ma... Secondo me è un pretesto. Quelli sono la madre e lo zio che le stanno addosso, hai capito? Sì, sì, è lo zio, quel porco. No, questo non credo, sai. E poi, oh, c'è una bella differenza d'età. Ma certo. Quella è una ragazzina. Ma sai che facciamo? Io sabato sera la invito al galeone. Quella con me ci viene. Tu, fatti trovare lì, come per caso, verso le 10:30, 11. E così li freghiamo. Alle 10 in punto sono lì, d'accordo? Pomino, alle 10:30. Va bene, alle 10:30, puntuale. Poi dammi retta, cambia, ti metti in una cosa un po' vivace, giovanile. C'ho un vestito nuovo, nuovissimo, quasi nuovo. Ecco, bravo. Ti ringrazio, sei proprio un amico. Grazie tante. Olè, Gino? Vai, vai! Ah, no, che bravo! Sei troppo simpatico. Te l'avevo detto che non so ballare. Adesso però viene il ballerino che fa per te. Sarebbe a dire? Sai quel mio amico, Pomino. Ha detto che forse passava. Andiamo lì. Ma no, no, ma perché? Dai, su, non fare la sciocca. Non l'ho mica invitato io, sai. Usciamo sempre insieme. Ho allora... speso mezzo pomeriggio per convincere lo zio e la mamma a lasciarmi venire sola con te. E adesso arriva questo imbecille. Ma non è imbecille, è molto intelligente. E poi è un ragazzo giovane. E dai.
A me dei giovani non me ne frega niente. Mi piacciono quelli come te. Hai capito? Mi sei piaciuto dal primo momento. E mi sono accorta che anch'io ti piaccio. O no? Sì, certo, mamma. Guardami. E dammi un bacio. Senti, andiamo via di qui, presto. Stammi a sentire. Io mi fa la pomina, ho fatto l'impossibile. Non gli piace, gli fai schifo. Hai le orecchie a sventola. Te la do io la sventola. Hai. Oh, fanculo. Ma tu guarda. E ricordati che con me hai chiuso. E chi se ne frega. Io ti tolgo anche il saluto. Meno male, era ora. Ma mamma, basta una cosa semplice, improvvisata, non so, una colazione, giusto per portarla qui e presentartela. Ma che bisogno c'è? Mamma, adesso è un po' che giro con questa ragazza, lei è di famiglia. Mi pare giusto fartela conoscere, poi sai com'è, la gente chiacchiera. Una ragazza di famiglia, bella famiglia. Sì, zia, sì. È una ragazza che non ha avuto altre storie prima di me. Ecco perché dicevo, mi pare giusto farvela conoscere. L'hai messa incinta? Oddio, signore Mattia, ma davvero? Allora devi sposarla. Ma no, mamma, prima di tutto non è sicuro. E poi guarda che una ragazza oggi, mica perché è incinta, uno se la deve sposare per forza, ci mancherebbe. Ma come, poverina? Allora sì. E quando vuoi invitarla? Ma non lo so, quando vuoi, la settimana prossima. Venerdì. Va benissimo per venerdì. Lia potrebbe farlo sformato di pesce. Ah sì, sì, mi piace, brava, buono, sì. Non avrei mai immaginato che ti saresti sposato. Ho fatto male a dare tutti i miei gioielli a Berto. Ma come corri, mamma? Poi guarda che Romilda lo sa che noi non siamo più ricchi come una volta. Lo sa, sì, è nipote del Malagna. Ci avrà pensato lui a formarla. Ma almeno un anellino, a me ne è rimasto uno solo. Ma non ti preoccupare. Allora d'accordo per venerdì, eh? Va bene. Grazie. Va benissimo. Ciao. Ciao, ciao. Buongiorno. Scusi. Romilda è partita. È partita? Partito. Con lo zio. A Genova. E quando ritorna? E chi lo sa. È andata a Genova per qualche giorno con lo zio per alcune faccende. Poi va da certi nostri amici in Francia. E non ha lasciato detto niente? A chi? A me. Ah già. Per lei ha lasciato questa. Caro Mattia,
questa per dirti di non cercarmi più e di non venire mai più in casa mia. La nostra relazione è finita per sempre. Scusi, Pietro, avrei bisogno di un'informazione. Dica. Non sa mica dove va d'abitudine il signor Malagna a Genova. Perché? Avrei bisogno di parlarle urgentemente. Va in albergo. Quale albergo? Non lo so. E come posso fare per trovarlo? Provi a sentire mia figlia. Ah, Oliva, già. Grazie, grazie. Dove sta Oliva? Va dentro. Oliva, Oliva, tuo marito, non sai dove posso trovarlo. Ho urgente bisogno di parlargli. È andato a Genova con quella porca di sua nipote a fare gli atti di separazione per chiedere l'annullamento. Annullamento? Ma che annullamento? Del nostro matrimonio. Perché dice che è colpa mia se non rimango incinta, quel pecorone. Ma scusa, che non puoi avere figli, bisogna provarlo. Esiste un certificato medico. Ma ci sono i soldi. E con i soldi può avere quello che vuole, anche l'annullamento, glielo dico io. Altrimenti chiederà il divorzio. E a chi va a raccontare che è tutta colpa sua, che è lui che non ce la fa? E intanto c'è quella sporcaccione di sua nipote che dice di essere stata messa incinta. Da lui? Da lui e da chi se no? Che andava ogni giorno a casa sua, lo sapevano tutti. E la madre è pronta a testimoniare ogni cosa. E io che posso fare? Aspetta. Leggi, leggi qua. E intanto, dimmi da quanto tempo la nipote è incinta? Da 2 o 3 mesi, dice. È chiaro come il sole. Non venire più a casa mia, la nostra relazione è finita per sempre. Ma quale relazione? Quella mia con lei. Dura giusto da 4 o 5 mesi. Quel figlio Oliva è mio, hai capito? E quella maiala gli ha fatto credere. Dammela, mi serve, gliela faccio vedere. Lo sai che mi ha picchiata quando ho messo in dubbio che era stato lui a mettere incinta Romilda? E ha fatto proprio bene, perché sei stupida. Tu non devi smentire niente, capisci? Tu devi lasciargli credere che lui è un gallo, un montone. E poi devi rimanere incinta. È l'unica maniera per fregarli tutti e 2. E per rimanere incinta, capisci? Certo. Signorino Mattia. Signorino. Signorino Mattia. Signorino Mattia. Chi è? Che c'è? Giù c'è il signor Malagna, eh? Con un'altra donna. E la sua mamma le manda a dire di scendere subito. Che ora è? Le 11 passate. Ma questi a quest'ora si presentano? Buongiorno. Che succede? È inqualificabile. Esigo una riparazione. L'avverto che sono disposto a tutto. Tribunale, scandalo. Sua madre sa già ogni cosa. Sì, sì. Mio figlio mi aveva già messo al corrente. Io? Ma quando mai, mamma? Non cerchi di negare adesso. In paese del resto lo sanno tutti. Non può negare. No, no. E chi nega? Contento lei. E com'è che dovrei riparare? Con un duello o con un risarcimento danni? O con un pentimento in pubblico? Un matrimonio. Un matrimonio? Lei ha disonorato e rovinato una povera orfana minorenne. Ma è di Romilda che si parla. Ma scusi, non doveva sposarla lei? Solo per pietà. La povera figliola era venuta da me perché la facessi abortire. E io, per non farmi complice di un omicidio, non avendo figlioli, le proposi di far nascere la creatura che avrei tenuta come mia. Ma ora finalmente Dio ha voluto darmi la consolazione ad un figlio legittimo da mia moglie e non posso più, in coscienza, fare da padre a quello che nascerà da mia nipote. Provveda a riparare lei, Mattia, che è colpevole. Ma ti, signor Malagna, ha ragione. Ma che ragione? Di che? Ma la dovrei sposare io, dopo che si è vantato con tutti di averla ingravidata lui. Così passo pure per cornuto. Quando se c'è un cornuto qui è doppio, è proprio lui. Mattia, via. Mattia, ti prego, non offendere. Via, fuori di qui. Ne riparleremo, signor Pascal. Vedrà che ne riparleremo, sì, molto presto. Parleremo.
continua così, quest'anno copriamo matrimoni, funerali e prime comunioni fino a Savona. Malagna! Malagna, venga, presto! Dove? Che cosa le serve? Due energumeni mi stanno pignorando i mobili, la villa, tutto! Succede quando non si pagano le cambiali. E quali cambiali? Io non ci capisco niente di cambiali. Lei è l'amministratore e deve... Non mi considero più tale dopo la sua scenata. Ho pensato di interpretare la sua volontà. Ma è stato un qui pro quo, un malinteso. Ma via, ritiro tutto. Senta, le chiedo scusa, ma venga, venga, perché si portano via tutto. È da un pezzo che non c'è più niente da portar via, signor Pascal. Io ho retto il tetto fradicio finché ho potuto, ma ormai... Comunque, una casa per sua madre e per lei c'è sempre. E lei sa dove. Evviva gli sposi! Così la mia vendetta si era tramutata in una trappola che si era richiusa su di me. Mi ero dovuto rassegnare a sposare Romilda per dare un tetto a mia madre, a me e al mio primogenito nascituro, mentre il Malagna si era rappacificato ufficialmente e trionfalmente con Oliva incinta. Aveva accettato persino un figlio bastardo, pur di non ammettere la sua impotenza coeundi e generandi. Era diventato il boss del paese e da buon meridionale doveva dimostrare di essere un gallo, anche se era un cappone. Ah, sì, sì, d'accordo, d'accordo per Malagna, ma d'accordo, tu di Romilda eri innamorato, ti piaceva o no? Sì, sì, sì. Allora, perché parli di quel matrimonio come d'una iattura senza precedenti, d'una vera e propria condanna a morte? Dimentichi che sia pure spinta dalla madre, Romilda si era lasciata indurre ad ingannarmi. Già, già, è vero. Era stata certamente la madre ad architettare quell'ignominia. E Romilda forse avrebbe potuto tirarsi indietro, anche senza il tuo intervento. E chi può dirlo? Sta di fatto, e qui ti do ragione, che l'intenzione, beh, c'era stata. E non sono cose che si dimenticano tanto presto, eh? Fai la valigia e vieni a stare con me. Non posso, per riguardo a Mattia. Levo il bicchiere alla salute della sposina. Dov'è la sposina? Sta dando di stomaco. Mamma. Grazie. Zia. No, io no. Non ti era bastata di avermi rovinato la figlia? Dovevi fare anche il gioco di questa contadina puttana. Grazie. Ma c'è di che. Sto talmente male che mi scappa da ridere. Succede. Signora, mi faccia il piacere di andarsene in camera sua e di non uscire fin quando non ho finito. Tanto non so fare niente e mi è soltanto d'impiccio. Io non sono come voi. Io sono abituata a lavorare, io. E sua figlia, eccolo lì. Non aspetta a trovarsi un lavoro. Quando pensa che sia quei quattro soldi ci avete salvato da tutto lo sfacelo. State qui a mangiare il pane a tradimento. Morti di fame. Questo siete. Buongiorno, signor Pascal. Ciao, il solito. Tenga. Pomino. Pomino. Pomino, senti. Lasciami. E piantala. Dovresti ringraziarmi e baciare dove passo. Potresti esserci tu al posto mio. Ringrazio. Avermi tradito, eh? No, di averti salvato dall'inferno. Ma va così male? Vivo con una vecchia strega e una donna che non pensa che ai soldi. Se non fosse per mia madre, da quel lì che me ne sarei andato.
Mi dispiace. Andiamo a bere una. No, no, non posso, devo andare. Lavoro all'assessorato con mio padre. Senti, perché non mi trovi un posto anche a me? Oramai non ho quasi più nulla e una famiglia sulle spalle. Ti sei fatto fino chiaro da quella sanguisuga del Malagna, eh? Sai cosa dice mio padre? Che all'asta si è comprato tutto lui sotto nome di non so quale società. Ma perché ti sei fatto portare via tutto? Ma che ne sapevo io? Tu lo sai che mio padre non mi ha mai fatto fare niente. Poi una cosa tira l'altra e finita così. Senti, un posto ci sarebbe. Me lo diceva ieri sera mio padre. Davvero? Sì, alla biblioteca Boccamazza. Pellegrinotti, il bibliotecario, non ce la fa più andare avanti da solo. Mio padre dice che la biblioteca è ridotta in uno stato miserevole. Ti potrebbero prendere come aiuto. Ma magari. Senti, però a mio padre gli dovrebbe dire tua zia scolastica, sai, sarebbe, farebbe più effetto, capisci? Ancora? Ma dai. Fu così che entrai a far parte dell'organico del comune di Miragno come bibliotecario aggiunto. Oi, ma che ci sono i fantasmi? I topi, qui ci sono i topi. Ma allora bisogna provvedere, portare dei gatti, mettere delle trappole. Tieni presente che qualunque spesa deve avere il benestare dell'assessorato. Prima fai domanda scritta e una volta avuta l'autorizzazione procedi all'acquisto esibendo poi regolare fattura. E intanto i topi ballano. Che fate qui al freddo? Sua madre mi ha detto di non dirglielo, ma io glielo dico lo stesso. Lo dirò anche alla signorina scolastica. Sua madre non può più vivere qui. Ma perché? Che è successo? Non è successo nulla. Come nulla? Ero venuta per salutarla, per chiederle se aveva bisogno di qualcosa e se poteva aiutarla. Quella brutta strega ci ha cacciato via, a me e a lei. Ha detto che se non si trovava bene a casa sua, che andasse a trovarsene un'altra. Ah, mio Dio. Vieni, mammina, vieni, vieni. Ora mettiamo a posto tutto, vedrai. Buonasera. Ha capito? Sì, certo, certo. Buonasera. E allora? Apre. Io. Dai. Presto, su, vestiti. Vieni via con me. Avresti dovuto darmi retta fin dal principio. Presto. Non mi piace di stare qui. Allora, vogliamo sbrigarci? Fai fagotto. Ma chi vi ci vuole? Ecco, metti questo. Lascia tutto. Via su. Andiamo. Andiamo via. Finalmente, era ora. È venuto l'avvocato difensore, è venuto. Ma a chi fate, Mauro? Ma a chi fate? Mamma mia! Mamma mia, mi ha ucciso! Mi ha ucciso! Dove testa? Guarda che mi ha fatto! Guarda che mi ha fatto! Guarda che mi ha fatto! Mi sento male. Guarda che mi sento male! Figlia mia, che ti senti a mamma? Un medico. Che ti senti? Chiamate che un ti medico. Si sente male? Bisogna chiamare un medico. Che ti senti? Non bastò il medico. Ci volle anche l'autoambulanza per il pronto ricovero all'ospedale, dove mia moglie partorì, prematura, una bambina morta. Sono contenta che sia andata così. A primavera morì anche mia madre. Aveva incominciato a spegnersi, l'ho detto, quando era venuto a mancarle il marito. Gli avvenimenti che erano seguiti non avevano certo contribuito a farle ritrovare il piacere di vivere. Ho voluto la cassa più bella a un funerale di prima classe. Gliela offro io, povera donna. Grazie, zia, sei gentile. Sì?
Ciao Mattia. Ho fatto l'impossibile, ma proprio non sono riuscito a muovermi. Sì, capisco. Veramente sono desolato, guarda, penso ti serviranno i soldi per le segue, per i fiori, tutto. Eh sì. Beh, domani ti mando un vaglia telegrafico di 1,5 milioni, dovrebbero bastare. Speriamo. Ciao, Ciao, ciao. Era Berto, dice che non può venire. Ha detto nient'altro? Sì, che ti ringrazia. Romilda? Uè, giusto te, vieni un po' qua. Dove sei? Vieni. Sono qua. Vieni. Lo stavo dicendo appunto a Romilda. Sai quanto ha speso tua zia per i funerali di tua madre? 2 milioni, 2 milioni. Mentre il tutto poteva essere fatto con 100.000 lire a carico del comune. E sai perché l'ha fatto? Per fare dispetto a noi, per dire tiè. Pur di non lasciarci qualcosa, i suoi soldi li butta nella fossa. No, no. L'ha fatto perché voleva bene mia madre, che è stata sempre una gran signora. Ma basta, basta. Perché secondo te noi siamo dei pezzenti? Dovevi vedere la vita che facevamo in Argentina prima che mio marito avesse la disgrazia di cadere nelle mani della polizia politica. Il desaparecido. Ma se lo sanno tutti che se n'è andato con un'altra donna perché non voleva vederti più. Bravo, bravo il desaparecido. E come lo capisco io, il desaparecido. Bravo, bravissimo. Perché anch'io ho un solo desiderio, quello di non vedervi mai più a nessuna delle due. Condoglianze, signor Mattia. Grazie. Condoglianze, povera signora, tanto buona, e anche papà suo, signor Mattia. Ho lavorato tanti anni per lui, bei tempi. Eh sì, bei tempi. Buonanotte. Bei tempi, sì. E perché ora mi rassegnavo a vivere in quel modo miserabile, senza probabilità né speranza di miglioramento? Perché mai avrei dovuto adattarmi a sopportare quel che soffrivo a casa mia? Dovevo tirare avanti così per chissà quanti anni? La vita deve essere degna di essere vissuta, se no è meglio morire e farla finita subito. Certo che affondarsi in acqua in una notte gelida come quella era dura, anche per uno stanco della vita. E oltretutto già bagnato. Meglio buttarsi sotto un treno. Ed ecco che d'un tratto non pensai più a morire. Che fretta c'era, mi dissi, quando avevo ancora la possibilità di andare via.
di viaggiare lontano verso altri paesi, altre genti, che ne so, altre avventure. Almeno finché mi fossero durati i soldi che mio fratello mi aveva mandato per la mamma e che io mi ero tenuto. Biglietti, prego. Documenti? Documenti? Ah, dove siamo? Ventimiglia, signore, prego. Biglietto, prego. Non ho avuto il tempo, lo devo fare. Devo farglielo da Pisa. Dove va? E qual è la prima stazione? Monte Carlo. Va bene Monte Carlo, sì. Monsieur non ha bagaglio? No, ho lasciato tutto al deposito della stazione. Se mi dà la ricevuta, pensiamo noi a ritirarlo. No, ci penso io, grazie. Sai che lei è proprio fortunato. Il destino l'ha spinta qui ordinandole entra e gioca all'11. La ringrazio, ma non ho mai giocato. E poi perché l'11? Ma come, non l'ha notato? No. Oh, che fortuna, non ha mai giocato al casino? No, non ci ho mai pensato. Allora venga. Venga. 11 è il numero di targa dell'auto alla quale sfuggi tu per miracolo. Non devi assolutamente perdere questa occasione. Venga.